D'accordo, Starlight Glimmer, seguiremo la tua idea. Ottima scelta! Non che potesti scegliere. Meglio non aggiungere altro. Hai scambiato i loro cutie mark? I cutie mark delle principesse li hai scambiati? Ah, credevo che questo l'avessimo già chiarito. Era la cosa migliore. Mi auguro. Va tutto bene lì dentro? Sì, benissimo. Sto solo leggendo un libro avvincente. Penserà che sono pazza. Non è l'unico a pensarlo. Come potete vedere, oggi io e Celestia ci siamo scambiate i ruoli. Ma davvero? Vi posso assicurare che sono perfettamente in grado di gestire tutti i suoi doveri. Andate pure. Allora, qual è la prima cosa sulla lista della mia cara sorella? Qui dice che è in programma delle apparizioni pubbliche, inaugurare negozi, fare da giudice a un concorso, cose del genere. Beh, sapevo che sarebbe stato facile, ma non pensavo che sarebbe stato così facile. Princess Luna scontenta della raccolta fondi studentesca. Ma io non ero scontenta. Però avete l'aria imbronciata. Ma non volevo esserlo. Oggi non ho fatto altro che sorridere. Ho male alle guance, ho smesso solo per un attimo ed è stato quando ho scattato la foto. Forse sorridere tutto il giorno non è facile come pensavate. Qui dice anche che per colpa mia la scuola non ha raccolto fondi sufficienti per la gita. Ah, non avrei mai voluto che succedesse. Lo so, ma ora non c'è tempo per pensarci. Stando alla lista, sono in arrivo alcuni delegati per un pranzo ufficiale. Dovete mettere a tacere le voci sui lupi del legno nei boschi Coda Bianca. Le città di quella zona sono nel panico da settimane. Ma devo rimediare a questo guaio. No, non potete. Dovete fare buon viso a cattiva sorte e occuparvi di loro. È ciò che farebbe Celestia al posto vostro. Buongiorno, grandi notizie, non c'è nessun lupo del legno. Mi dispiace, ma non riesco a smettere di pensare a quei poveri studenti. Di solito ho tutto il tempo e la solitudine necessaria a risolvere i problemi col mio ritmo. Beh, vostra sorella non si può permettere questo lusso. La principessa rischierà indubbiamente la mia parte. Non si dice. Pronta per affrontarli? Bene, tutto a posto. E ci sono volute solo 3 ore. Ci siamo un po' scaldati, vero? Andiamo a giocare a golf. Oh, volentieri. Beh, siete riuscita ad arrivare alla fine? Contenta? Oh, sì, certo. Me ne vado a dormire, allora. Starnotte, buon light. Oh, eccoti, Starlight. Non so come sia andata la tua giornata, ma io mi sento meravigliosamente riposata. Dov'è Luna? Si è ritirata nelle sue stanze per la notte. È già crollata. A quanto pare i miei compiti erano più duri di quanto mia sorella si aspettasse. Luna sollevata. È quasi più facile che con il sole. E adesso? Ma certo.